Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova mini guida. Oggi parleremo degli off-angle. Sente sempre tanto parlare, molti non hanno capito bene cosa effettivamente tratti questo argomento e oggi voglio spiegarvelo in poco tempo, preciso e conciso. Vediamo allora come sei un off-angle. La spiegazione più semplice è un angolo inaspettato. Per esempio, molto molto pratico, un angolo che in attacco, e questo gli off-angle vengono di solito utilizzati in difesa più che altro. Ora vi spiego il perché. Perché, per esempio, un attaccante farà questo, pulirà questo, giusto? E questi sono gli angoli normali, angoli che ci si aspetta di trovare qualcuno. Se, per esempio, invece di stare qui a coprire, ci si mette qui, questo è già un off-angle, perché una persona che fa questo, ok, pulisce, non si aspetta qui. È molto difficile che ti aspetti in questa posizione e quindi sfruttiamo il fattore che lui dovrà muovere il mirino per venirci a prendere, mentre noi potremo stare fermi, semplicemente aspettare il suo movimento, sparare e ucciderlo. Questo è un off-angle. Gli off-angle possono essere utilizzati in tutti i punti, in tutta la mappa. Anche questo, per esempio, è un off-angle. Questo è un off-angle anche molto forte. Perché? Perché cosa succede? Quando l'avversario entrerà nel site, anche se sta correndo o no, farà questo movimento. In questo momento, quando lui farà questo movimento, ci darà le spalle. Avrà già pulito questo angolo, non si aspetterà quell'angolo. Quindi noi, da questa posizione, non esposti qui, ma esposti qui, possiamo prendere il nostro nemico di sorpresa. Perché quando pulirà questo e pulirà questo, in questo preciso istante, ci darà la spalla. Ci darà un angolo di vantaggio, l'off-angle. Quindi questo, ragazzi, è un concetto che potrete utilizzare su tutte le mappe. Ovviamente non sto qui a spiegarvi ogni singola mappa, ogni singolo off-angle. Perché? Perché gli off-angle non esistono. Gli off-angle non si possono spiegare, te li devi creare tu. Sono situazioni che leggi tu, vivi l'attacco e poi cerchi di trovare una soluzione a come fregare chi sta attaccando. Quindi io sono abituato a fare questo movimento, come faccio a fregare uno che vuole fare lo stesso mio movimento? Mi metto lì. Sono abituato a entrare dentro doppie, come faccio a fregare uno così? Mi metto qui. Sono tanti tanti off-angle che puoi prendere, infiniti off-angle per fregare il tuo avversario. Basta pensare, prepararsi e avere un piano di azione. Quindi usateli, ma a vostra discrezione, perché possono diventare davvero pericolosi. Studiate bene dove andate a posizionarvi e cosa volete che succeda prima ancora che succeda, perché potreste trovarvi davvero davvero in difficoltà se prendete un off-angle sbagliato. Io spero, ragazzi, che questa mini guida vi sia utile come le altre. Nel caso, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciatemi nei commenti cosa vorreste vedere di nuovo in queste mini guide. Io vi ringrazio, Pievo come sempre, e ci vediamo al prossimo video. Adios!